ragazzi, buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio a tutti voi. Bentrovati in un appuntamento sul canale YouTube ACM Style. Come sempre, se avete tempo, voglia, pollicione in su, iscrizione al canale e tanti commenti come state facendo. Prima ho fatto un reel su TikTok e lo metterò a breve anche su qua su YouTube negli shorts dell'aggressione mobile, perché ve la racconto molto breve. Venerdì 15 Tom Immobile era in macchina con il figlio di 4 anni in mezzo al traffico. Un tifoso laziale è sceso dalla macchina, ha cominciato a aggredirlo verbalmente, a insultarlo, avvicinandosi molto alla macchina, chiedendogli di scendere, eccetera eccetera. Ovviamente c'è un bambino. Ovviamente queste cose sono assurde, sono fuori da ogni logica. Ma quello che mi fa ancora più rabbia è chi foibenta queste situazioni, chi fomenta odio, ragazzi. E in questo caso sono i giornalisti, i giornalai, perché loro stanno creando ad hoc una storia, diciamo, per molti versi falsa su quello che è successo all'interno della Lazio, perché si dà colpa a Immobile e a Luis Alberto di aver remato contro e di aver fatto in modo che Sarri andasse via. Ecco, questo ha suscitato odio nella gran parte del pubblico laziale, non tutti, perché poi Immobile allo stadio viene sempre osannato, ma poi io non faccio tutto in erba un fascio, perché comunque ci sono tifosi e tifosi, ci sono i deficienti e ci sono quelli che sono in grado di portare rispetto comunque a un padre di famiglia. Il giorno prima era stata aggredita la moglie verbalmente, attenzione, cioè qui sta uscendo fuori veramente da ogni logica, si sta veramente esagerando, ma la colpa è ovviamente dei giornalai che montano ad arte notizie del cavolo. Poi è stata imbarazzante la dichiarazione di Lotito quando gli hanno chiesto sull'aggressione mobile, che risponde: anche io tutti i giorni vengo aggredito con 300 minacce anche di morte sul telefonino. Ho capito, c'è un po' di sostegno a un tuo dipendente, cioè poi che ci azzecca una cosa con l'altra, non c'entra veramente niente, lui era in macchina con un bambino. Dichiarazioni shock di Lotito, che vabbè, lasciano il tempo che trovano, ma del resto è un personaggio così. Questa era la parentesi che volevo fare, quindi il mio messaggio è veramente: piantatela di fare queste cose, perché le famiglie non c'entrano veramente niente. Poi ti metti a insultare un calciatore, ma in generale una persona, ti metti a insultare, a aggredire una persona con in macchina un bambino, ma in generale non bisognerebbe aggredire nessuno. Però vabbè, questo fa parte anche, il fatto di essere famoso fa parte del gioco, di essere comunque soggetto alle sporti, ma non necessariamente a queste cose, anzi per nulla a queste cose. Chiusa parentesi Immobile, volevo giusto riportarla, perché queste cose non devono essere taciute, devono essere sempre comunque riportate. Vi parlo un attimo velocemente di Zirkzee, che a quanto pare si è mosso giuntoli, ha già intavolato diverse discussioni col Bologna per provare a portarlo a Torino, perché reputano che sia un elemento valido, un giocatore, diciamo, utile alla causa della Juventus. Quindi Giuntoli sta provando già a intavolare diverse discussioni. Attenzione, perché quando Giuntoli si muove, conosciamo Giuntoli, sappiamo che se vuole qualcosa difficilmente se lo lascia scappare. Se noi le vogliamo, dobbiamo muoverci un pochino più in fretta, ragazzi. Noi facciamo sempre come i satelliti intorno al pianeta, continuiamo a ruotare intorno a qualcosa che ci interessa, poi a un certo punto arriva qualcuno, se lo porta via e noi spuff, sfuma tutto. Quindi auspico il fatto che comunque alla fine si possa trovare una quadra. Chiaro che il Bayer ha già fatto sapere che non lo riscatterà per 40 milioni, quindi dopo questa affermazione chi è interessato si sta piombando. Io spero che il Milan, se fosse realmente interessato, si muova, perché farci fregare, tra virgolette, un altro giocatore su cui abbiamo un interesse particolare, su cui potremmo avere delle agevolazioni, grazie anche al fatto che comunque c'è di mezzo Salemaker, si potrebbe diminuire anche il valore. È chiaro che non bisogna farsi spennare, però a un prezzo giusto, perché no? Perché no? Perché Zirkzee no? Perché per me è un grande giocatore, un gran bel giocatore che ha un grande futuro davanti. Ma attenzione, perché poi arriva anche la dichiarazione da parte del procuratore di Tomori, dichiarazioni che non sono state molto simpatiche, perché
ha detto in parole povere in un'intervista, parlando di Tomori e il suo assistito, l'interesse di altre squadre, che il suo giocatore è pronto per fare un passo in avanti. In parole povere ci sta considerando come monnezza, cioè un passo in avanti rispetto a quello che è adesso. Cioè adesso sei qua, sì, vabbè, sei al Milan, però comunque puoi migliorare ancora di più e andare. Tutto questo nasce anche dall'interesse del Bayern Monaco verso Tomori, no? Quindi diciamo che il procuratore strizza un po' l'occhiolino al Bayern e strizza un po', passatemi il termine, le palle al Milan, perché ovviamente queste sono semplicemente richieste anche di modifiche di ingaggio, di aumento di ingaggio, perché sempre da quello partiamo, ragazzi. Il problema qual è? E spero che condividiate questa idea. Io credo in questo momento il Milan non ha la forza economica per affrontare determinate richieste, non ha la forza economica eventualmente, se vuol trattenere un Hernandez, per ribattere un'eventuale offerta, non ha la forza economica per trattenere Magnan, nemmeno per Leao. Parlo tutti i giocatori che eventualmente potrebbero entrare in ottica cessione, non necessariamente che il Milan perde o non vuole trattenere. Quindi io spero, voglio che prima possibile arrivi questa proprietà araba, che finalmente si concretizzi, perché per me ormai le chiacchiere stanno a zero. Mi interessa poco niente del fatto che comunque procura, mica procura, 60-41,7%, perché siamo arrivati a sapere anche le cifre precise delle cessioni, no? 41,7%. Dove le hanno prese queste cifre non lo so, però a me interessano poco queste cifre. Mi interessa che il Milan possa avere nel prossimo futuro, nell'immediato quasi, la forza economica di poter trattenere un giocatore e evitare di fare gli errori, quelli come con Çalhanoğlu, errori come diciamo anche Donnarumma, diciamo così, però lì la richiesta era veramente 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 esuberante, diciamo come che sì, giocatori che abbiamo persi alla fine perché non abbiamo accontentato richieste che poi non erano neanche così tanto esorbitanti, erano richieste importanti, ma in qualsiasi altra squadra di prima fascia sarebbero stati secondo me accontentati. Bene, noi questa forza economica non ce l'abbiamo più e credo che se rimaniamo ancora così per un po' vedremo ripetersi il film che abbiamo già visto con Kessi, con Çalhanoğlu, eccetera eccetera, perché il Milan non ha la forza economica, cioè in realtà ce l'ha ma non vuole utilizzare la forza economica per trattenere questi grandi giocatori. E per vincere hai bisogno di grandi giocatori, per fare la differenza in Europa hai bisogno di grandi giocatori, questa è la realtà dei fatti, ragazzi. Quindi spero che prima possibile si concluda questa cosa, che non sia un altro film a vuoto, che alla fine non arrivi nessuno, ma che arrivino sti benedetti nuovi coproprietari, chiamiamoli così, che poi diventano proprietari. Questa è la mia idea. Fatemi sapere anche voi, ragazzi, cosa ne pensate. Intanto vi auguro buon proseguimento di sabato, sempre comunque ovunque Forza Milan. Noi come sempre ci sentiamo più tardi o domani e addio.